Napoli parte il nuovo umanesimo e quindi noi ci vogliamo, tra virgolette, candidare a essere capitale del Mediterraneo. La sicurezza non si fa con le mura, ma si fa con l'integrazione. Quartiere vasto, 16.000 abitanti nel centro della città, a ridosso della stazione centrale. È qui che si concentra il maggior numero di immigrati irregolari. Benvenuti nel ghetto di Napoli. Siamo ostaggi dalla cosa più, se esco da casa mia, dal mio palazzo e voglio passeggiare su un marciapiede, cioè per andare in giro, la quotidianità normale, ci troviamo queste persone che comunque bivaccano, stanno lì ad occupare tutti gli angoli di strada, a fumare droga e a bere. E lì poi scatta la violenza tra di loro. È una bomba a orologeria dal punto di vista sociale, il quartiere? Già è scoppiata la bomba. Abbiamo paura di farci vedere, di scendere in strada, perché loro sono troppi. Noi abbiamo paura di far sentire la nostra voce. Che siano di colore, che vengano dall'Africa, a me non interessa. Mi interessa che io non posso vivere a causa di queste persone e a causa delle autorità che non mi tutelano. Sono i miei passi che si muovono sotto queste palazzine. Minacciati, costretti a vivere rinchiusi in casa, i residenti sono esasperati. In questa parte di Napoli l'illegalità tra stranieri è all'ordine del giorno, come questo mercato abusivo dove merce di dubbia provenienza viene venduta alla luce del sole. Da dove viene questo telefono? Da dove l'ha preso questo telefono? Per monnezza. Dalla spazzatura? Per monnezza. E quanto lo vende? 20 euro. 20 euro? Ma lei da dove viene? Di dov'è? Ah? Lei di dov'è? Non lo so. Non sa di dov'è? Siamo nel centro storico, siamo nel patrimonio dell'UNESCO, siamo dove un immobile dovrebbe costare perlomeno 3.000-3.500 euro al metro quadro e non si riesce a vendere manco per la metà. In questa zona, che è il primo punto di accesso alla città per i turisti, ci sono luoghi off limits. È il caso di questo palazzo di 6 piani, un ex albergo interamente occupato da migranti. Qui è possibile filmare solo con una camera nascosta. Vieni qua a Napoli? Io sono qua 10 anni Dieci anni?